Oggi un pane veramente buono. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra rinnovata cucina reale. Sì, rinnovata perché presto vedrete il video su Ombretta. Abbiamo fatto questo. Guardate che bello! Bene, vi faremo vedere come abbiamo fatto. Allora, irradiata di luce. Sì, questa luce un pochettino così. Angelica. Sì. Diciamo che oggi vi facciamo scoprire un pane super buono. Pane, questo un qua. Un pane integrale fatto con la nostra macchina del pane della iCook. Il pane è ancora qui dentro. Già l'ho fatto due volte, è spettacolare. È un pane ai 5 cereali con una selezione di farine 5 cereali che vi metto qui giù nell'info box, perché non avevo la confezione, avendomela data una mia amica, avendola rubata una mia amica. E allora è farina integrale e noci, un pane spettacolare, ottimo per la prima colazione, ottimo per fare dei crostoni fantastici, ottimo per qualunque funzione. Bello anche da vedersi. Sì, quindi lo potete lasciare anche in esposizione. Sì, così come centro tavolo. Bene, ora basta con questa elencazione di cose e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per il nostro pane multicereali alle noci. Cominciamo subito. 340 ml di acqua, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 cucchiaino e mezzo di sale, 300 g di farine multicereali, le trovate in qualsiasi negozio bio e in tutti i supermercati ben forniti, e 200 g di farina integrale che io non ho setacciato, lasciando anche il cruschello, 4 cucchiai di zucchero, 70 g di noci tritate grossolanamente e una bustina di lievito per panificati. Io questo lo compro alla Lidl ed è ottimo. Iniziamo subito. Inseriamo nel cestello 340 ml o grammi di acqua, 3 grandi cucchiai di olio, 1, 1 cucchiaino e mezzo di sale, la farina multicereali, la farina integrale, lo zucchero e il lievito disidratato. La macchina iCook ha il vano automatico per le immissioni di condimenti, quindi metto le mie noci all'interno della vaschettina. Se voi non avete il selezionatore automatico, mettetele quando la vostra macchina del pane con il beep vi indica che è il momento giusto. Andiamo a mettere in macchina. Seleziono il programma 5 e che dura 3 ore 18 e iniziamo. Ci vediamo tra un po'. La cassettina si è aperta, io sono corsa a vedere ma non ce l'ho fatta, perché nel tempo vedete le noci sono dentro, stanno per essere amalgamate totalmente all'impasto, quindi adesso si procede verso la cottura. Come vedete sta inglobando le noci all'impasto, che figata questa cosa che si apre da sola. Niente, aspettiamo di vederlo finito tra 2 ore e 48, a dopo! È pronto! Wow. Questa cosa è fantastica, non ho ancora capito come funziona, come fa ad aprirsi al momento giusto, ma è fantastica! Ora lo tagliamo, che ne dite? E voilà! Sua maestà, il pane alle noci! Prova assaggio? È bollente! Com'è? Buonissimo! Se ne tagli un pezzetto con questo coltello, lo mangio anch'io. Un pezzetto! Me l'altro è per me! Ancora caldo. Grazie. Vi dico com'è, ragazzi. Bollente,
Fatelo. Ah! Fatelo, provatelo, è buonissimo. Fatelo, fateci sapere cosa ne pensate. Buonissimo. Ci vediamo dopo le foto. Ciao! Allora, il pane è buonissimo e mi premeva dirvi due cose di questa macchina del pane che è stupenda. Innanzitutto, questo aggeggino qui per me è magia, nel senso che io non ho capito come funziona, cioè secondo quale criterio la resistenza si apre al momento giusto. Punto interrogativo, non l'ho ancora capita. E a risultato finito mi premeva dirvi che è un pane buonissimo. Uno dei migliori pani fatti con la macchina del pane che abbia mai fatto. Guardate che bello, soffice, morbido, per nulla colloso, meraviglioso, un gusto che pur essendo, diciamo che è l'80% integrale, perché mi pare che abbia un 20% di farina zero il mix che ho usato, morbidissimo, lievitatissimo, pollice in su, consigliatissimo. Bene! Si comporta bene la ragazza. Bravissima. Questa macchina è ancora più consigliata, quindi. Sì, sì, sta funzionando bene. La faccio raffreddare, lavo le componenti. Bene, a noi queste cose da casalinga poco ce ne frega. A te. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!